Togliamo subito ogni dubbio, la domanda che tu ti... Ma tu, quindi Tommaso, sei parente di Carlo Junior? Di Carlo Junior? No, 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 Perché no, non si sono chiama... parente. Si chiama Carlo Junior Papini. Quindi boh, No, poteva no, anche no, no, essere. no, non ho nessun parente che si chiama Carlo. Carlo Junior. Carlo Junior, Carlo Junior, no, no, no. Torino Como. No, dichiarazione di Vanoli. Cos'è la cosa che ti ha dato più fastidio della conferenza di oggi, che stiamo registrando oggi, che è giovedì 24 ottobre? Cos'è che ti ha dato più fastidio della conferenza di Vanoli, pre-Torino Como? Ma quello che io ti ho detto oggi pomeriggio, il fatto che ha cambiato idea e si è messa a dire ora, probabilmente secondo me perché si è accorto che abbiamo fatto tre sconfitte di fila, ora si è inventato, ha detto, ora contano di più i risultati che le prestazioni, mentre invece quando eravamo primi in classifica dice, ora contano le prestazioni che i risultati, poi ora si è accorto che siamo messi male, dice che contano più. Ora i risultati per pararsi secondo me un po' il culo, però è una mentalità che, cioè non dico che è sbagliata perché è vero che la prestazione conta, non conta tutto perché conta sempre il risultato, però conta però fino a un certo punto. Questo è il mio pensiero. Invece per quanto riguarda quello che ha detto di Cairo, che ha detto Cairo è venuto e ha motivato l'ambiente, quella cosa ti ha dato fastidio o no? Dici boh. Vabbè, ma ormai nel senso è la stessa roba, non c'è nessun allenatore, forse l'unico che aveva il coraggio di criticare la società era Juric e gli altri, Insomma, cioè Juric, insomma. Juric ha fatto il gladiatore il primo anno si è messo a fare il gladiatore insultando tutta la Sì. società, poi dopo è riuscito a mettere la cuccia anche a lui. E è la stessa storia da sempre, nel senso, ormai, ma anche perché, nel senso, cosa deve dire? Non è che può dire arrivato, però non conta Ma sono niente. d'accordo, Magari infatti. Sì, se no, dice una quello roba sono d'accordo così, anch'io. ovvio che Cairo lo chiama e dice tu fai le valigie e torni a casa, cioè. Ma quello ci sta, ma infatti no, te l'ho chiesto, ma in realtà se mi avessi detto che eri arrabbiato per quello, ti avrei detto, cioè non, no, perché comunque, cioè, cosa vuoi che No, faccia? ma La cosa è delle perché. prestazioni di risultato, poi a un certo punto Vanoli oggi ha detto anche un'altra, a parte il fatto che certo, tu dici, soltanto adesso ti svegli Vanoli, certo, e poi ha detto però un'altra cosa, ha detto, ah ecco, questa cosa mi ha fatto incazzare, ha detto, a me non piace vincere se non c'è la prestazione. Tu cosa ne pensi? Poi ti dico la mia. Di sta Io frase. invece no, io non sono totalmente d'accordo. Io che vinco giocando bene o che vinco giocando male sono sempre 3 punti, sono sempre col sorriso in faccia, per cui non mi interessa. Cioè, devo essere sincero. E Allegri ha vinto campionati facendo così, quindi non mi sembra che quelli della Juve fossero tristi. Poi vabbè, è Cioè. chiaro che uno potrebbe, diciamo che chi dice che ha detto una cosa giusta, so già come risponde. Risponde dicendo, come anche Vanoli stesso, fosse qualtoro, che direbbe, però, come dicono anche altri, lo stesso, altri insomma, non voglio citare sempre Possamai, mi sembra niente Possamai, non posso sempre citare Possamai. E praticamente dicono, però ha detto così, nel senso che in prospettiva futura, nel momento in cui tu vinci giocando male, poi quelle dopo è meno probabile che le vinci. Il problema della comunicazione, il problema però secondo me di Vanoli, con un po' di tutti, è la comunicazione. Poi io dico un'altra cosa, io lo so che uno potrebbe dirmi, però Vanoli dice queste cose in conferenza stampa, ma ai giocatori magari li cazzia. Io su questa cosa, che in conferenza stampa deve dire no, ma sono tutti bravi, o comunque, io non sono d'accordo, perché tu Vanoli, secondo me, poi dimmi tu come la pensi, ma, no, cioè tu allenatore, non devi solo stare attento, giustamente, alla squadra, ma devi anche, secondo me, fomentare un ambiente. Cioè, nel momento in cui, infatti, il Cioè. momento più fomentante di quest'anno, quando è stato? Dimmi se non è stato quando Vanoli ha detto che Cairo non gli ha rivelato la cosa. Ecco, quella Sì, cosa lì, quello di Bellanova. Sì, e quella lì che era fomentata. umiliato, cioè. Questa cosa qui è una cosa che perché il pubblico, il tifoso, ha bisogno di vedere Poi nell'allenatore una persona. ti metti il tifoso dalla tua parte, Che, dici ma sì, qualcosa, poi c'è, cioè. nel senso, se tu, allenatore, dici una cosa che va in qualche modo, a parte che ti devi assumere la responsabilità, che va in qualche modo contro i giocatori,
o comunque fai capire che tu vuoi veramente avere un obiettivo. Non è che la gente dice, ah, hai visto, ha detto una cosa contro Linetti, cioè, nel senso, nel momento in cui tu fai capire che vuoi che il Toro vada avanti a discapito anche del giocatore che si comporta male, perché poi un'altra cosa, cioè, tu devi pigliarti, Vanoli, la responsabilità. Io non capisco perché non c'è mai la dichiarazione di Vanoli in cui dice, oh, abbiamo perso, abbiamo perso la partita, ok, l'obiettivo era vincerla, colpa mia. Quello ci può stare che tu dici colpa mia e non colpa io. No, c'è sempre questa storia. Però, visto che il giocatore è andato tutto, a me sta cosa sta sul cazzo. Cioè, tu, Vanoli, devi fomentare l'ambiente. Poi magari vedi che Vanoli negli spogliatoi li cazza e dice no, ragazzi, dobbiamo vincere. Ma dillo anche in conferenza. Cioè, di cosa hai paura? Di cosa hai paura? Tu cosa ne pensi di questa cosa? No, beh, diciamo che delle critiche un pochino lui ne fa alla squadra. Cioè, per esempio, si è messo a dire che non puoi farti recuperare 2-1 da una squadra che lotta per la salvezza. Questa cosa lui l'ha detta. Sì. Lui non è che ha detto ragazzi bravi anche se avete perso. Certamente manca un po' di quella cazzima in conferenza stampa che aveva all'inizio Juric. Io ti parlo di due Juric, perché Juric, cioè, lo Juric di inizio anno è forse il secondo e lo Juric dell'ultimo anno. Quello che io preferisco è quello dei primi 2 anni, che era bello cazzuto, criticava i giocatori anche in conferenza stampa, quando doveva, per esempio Radonjić anche, non solo lui ma anche altri. E così dovrebbe fare anche Vanoli, ma... E all'inizio, tra l'altro, all'inizissimo Vanoli era partito bene. Poi, cioè, nel senso, non è che ha in squadra dei bambini di 10 anni, cioè comunque sia dei professionisti, cioè, quindi anche le reazioni loro le capirebbero queste cose qui dell'allenatore, cioè, nel senso, ma no, poi in realtà io forse mi sono spiegato male, cioè io non sto di... no, ma infatti, cioè, nel senso, io non sto dicendo, cioè, il fatto che lui in qualche modo si assuma in quanto allenatore, magari lui, non so, negli spogliatoi dice, oh, Ricci, pare che su Ricci lui, poi secondo me lui più che altro lo dice per proteggere la squadra, lui ma, dice ma... io pur di proteggere i miei giocatori mi prendo le colpe io. No, ma quello è giusto. Questa No, io sto qua. dicendo, io sto proprio dicendo che a me questa cosa qui mi andrebbe bene. Se tu, Vanoli, dici, se tu magari spogliatoi dici, senti Ricci, che cazzo hai fatto, Samuele, che poi appunto Ricci non sa tirare, e poi non è, io non sto dicendo in conferenza, per dire, abbiamo perso Ricci per colpa tua. Adesso, è chiaro che in conferenza stampa non mi devi andare a dire, minchia ragazzi, abbiamo perso per colpa di Ricci. Io sono d'accordissimo. Io sto dicendo che quello che dice è vero, perché... Questo qui non lo No, sappiamo. ma quello che hai detto è vero, effettivamente in conferenza, onestamente parlando, ha detto anche queste cose. Io dico, cioè, secondo me, a me dà fastidio il fatto che, a me no, come, comunque Juric non è mai piaciuto, a me dà fastidio che Vanoli, secondo me, è una persona cazzuta e lo ha dimostrato appena arrivato. A me dà questa idea che c'è stato proprio un'azienda lì, un depotenziamento di Vanoli nelle dichiarazioni col tempo. Cioè, io non sto dicendo che devi fare l'eroe, andare in conferenza stampa e dire, oh ragazzi, sappiamo tutti come Cairo non compri giocatori, sapete? Io non dico che devi fare quello, quello lo faceva Mihajlović, che era un mito, però tu devi chi è passare il l'allenatore che vengono messaggio al che tu Toro? col Como devi vincere, devi passare il messaggio che tu col Cagliari hai fallito. Ancora 30 secondi che poi devi dire qualcosa, che poi ti fa una domanda fondamentale. Formazioni, No, l'abbiamo, formazioni velocemente, è rientrato Sanabria, non si capisce Pedersen così, sì, però sti cazzi. Tanto serve. formazioni che si è messi male anche domani, cioè, tu Pronostico? sai cerca. Allora, pronostico, ti dico uno, perché il Toro viene da 3 sconfitte consecutive e non si può permettere di fare la quarta. Quanto finisce di preciso? Allora, secondo me la soffriamo, perché il Como è un'ottima squadra, soprattutto noi in difesa siamo molto deboli, per cui secondo me finisce 2-1. Secondo me finisce sempre 1, finisce 3-2. Ultima cosa, 10 secondi, cosa ne pensi di Emiliano Latino, di come si è comportato ieri, se hai seguito, se sai o non... No, io non ho seguito Doveva venire al affatto. confronto, doveva venire Sì. al confronto ieri sull'organizzato, e poi all'ultimo mi ha detto decido di non partecipare. Attaccato? No. Un clown. Ciao ragazzi, alla prossima. Grazie Tommaso. Popi popi.